cose molto strane succedono al Teatro Nazionale che banca, dove in scena Flash Dance. Buonasera Valeria Belleudi e Elisa Lombardi. Ciao, ciao. Intente a Noi siamo le pettinarsi. prese col trucco e parrucco. Guardate che meraviglia. Guardate, guardate cosa si fa per il teatro. Valeria, Dimmi. buonasera. Ciao. Alex, la Alex. meravigliosa Alex, dico una mia icona. Ma sì, un ruolo iconico, no? Un po' per tutti, quindi soprattutto per chi ha vissuto gli anni Ecco, sono qua 80. presente e per chi Vero. come me anche voleva fare la ballerina, ma questa è un'altra storia. Allora, la tua Alex Sì. è, diciamo, io trovo che sia diversissima da quella del film, Sì, nel sì. senso che quella del film era molto più grugnosa, era sempre un po' arrabbiata. Tu sei una carica Ma allucinante. diciamo che ci ho messo un po' della mia solarità, perché io sono un po' così, sono sempre molto solare, e quindi proprio per non rendere magari, per non renderla così arrabbiata, perché poi alla fine è una ragazza con tanti Certo. sogni, tante speranze, sì, c'è la rabbia, ma è funzionale ai turbamenti emotivi, Certo. no? Che si hanno quando si ha un sogno da rincorrere e non ci si sente magari Ma è all'altezza, si ha molto bello questo paura. carattere che viene fuori dalla tua Alex. E poi una domanda che credo che tutti gli italiani che hanno visto lo spettacolo vorrebbero farti: ma come fai? Come Allora, faccio? Valeria corre, canta, balla, salta, fa di tutto durante tutto lo spettacolo È vero, è vero. praticamente con un'energia Ma diciamo che allucinante. ho sempre avuto questa energia innata, anche a volte, fin da bambina, mamma mi racconta degli aneddoti, sono stata sempre molto Ma caspita. dinamica, povera mamma infatti, e in questo caso è stato bello ed è bello tutte le sere perché posso esprimermi al 100% e nessuno mi dice guarda stai facendo troppo per cui devi fare Certo, meno. primo ruolo da protagonista, Primo ruolo da poi. protagonista, prima esperienza e ho fatto la mia gavetta, quindi sono partita da ballerina in quarta fila e poi piano piano ho fatto la scalata Certo. ed è proprio quella poi alla fine secondo me che ti rende pronta per un ruolo del genere. Se non avessi fatto quella gavetta forse probabilmente Assolutamente. non sarei in grado. Com'è stato questo allestimento? È stato duro, avevamo poco tempo, c'è da dire questo, e tante cose da incamerare. Sotto la Sotto la direzione di direzione della Chiara magistrale Chiara Noschese. Noschese che mi ha fatto diventare una parvenza di attrice, non voglio assolutamente azzardare, insomma, Ma non è vero. non voglio offendere gli attori quelli veri, però abbiamo fatto un gran lavoro sulla recitazione che era una cosa sulla quale io non avevo mai lavorato in questo modo, quindi è stato istruttivo e costruttivo e sono felice anche che lei sia contenta di noi e dello spettacolo, ecco, quello era la nostra preoccupazione principale, renderla fiera. Comunque sei veramente fantastica, io cioè te lo dovevo dire perché te lo dovevo Grazie, dire. confermo dalla E mia anche fedele amica. Elisa Ciao, di che palco e di camerino. interpreta Ciao, Gloria, Gloria. una Gloria molto intensa. Come vedi, infatti mi sto mettendo un gran quantità di nero perché è un personaggio comunque abbastanza. Una gloria molto intensa, diciamo, anche qui un per diverso rispetto al film, giusto? Beh, ha uno spessore sicuramente sì, diverso. La chiave che gli ha voluto dare Chiara è di questa ragazza che si perde un po', no? Quindi una ragazza molto ingenua, molto che rispetto ad Alex si sente un po' priva di talento. E quindi Ecco, ti chiedo di girarti. sì, Ok, scusami, grazie. scusami. Quindi si perde un po' per strada, ecco, Certo. quindi. Le tenta un po' perché comunque rispetto all'amica, appunto Alice, si sente, anche rispetto al fidanzato che va a New York senza di lei, si sente un po' priva di una strada C'è e una vita quindi sua, cade nelle certo. grinfie Del del cattivissimo. cattivo dello spettacolo. Sì, quindi lei ingenuamente finisce vittima, insomma, dei suoi raggiri e quindi però Però fortunatamente finisce poi tutto Alex bene, dai. e Jimmy vengono a recuperarmi Anche e lei finisce canta, tutto. balla, cioè,
tutte strepitose queste donne di questo cast. Che donne, come dice Chiara, donne 2.0. Ecco, no? 2.0. Allora, fino al 31 dicembre in scena Flash Dance, esatto. Invitate il pubblico a venire a vedervi. Noi invitiamo il pubblico a venire ad ascoltare questa bella storia che abbiamo da raccontare, una storia fatta di sogni, di speranze, di aspettative e insomma un bel viaggio da fare insieme tutti quanti, quindi vi aspettiamo numerosissimi, assolutamente, perché sono tutti bravissimi, lo spettacolo è fantastico. Grazie, ciao, ciao, buon spettacolo, ciao, ciao.